Dal 2008 la città di Napoli dedica la giornata del 5 marzo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni, un'iniziativa che ha visto la costituzione dell'Osservatorio Napoli Città Sicura per sensibilizzare sul tema mondo della scuola, associazioni, ordini professionali e rappresentanti della società civile. Nella sala giunta del Comune, alla presenza del sindaco De Magistris e del presidente della Commissione Lavoro Antonio Crocetta, sono state illustrate le nuove iniziative dell'Osservatorio e presentata la seconda edizione del quaderno consiliare, che raccoglie tutti gli atti della seduta solenne di Consiglio Comunale sulla sicurezza sul lavoro. Si tratterà di iniziative che hanno una durata biennale, quindi un protocollo biennale, per radicare la cultura della sicurezza in tutte le scuole. Quindi si rivolgeranno, a cominciare dal prossimo anno scolastico, a una platea che riguarda tutte quante le scuole, non solamente napoletane. È stato inoltre presentato il nuovo bando 2012-2013 del concorso Impresa Sicura, che ha l'obiettivo di premiare imprese ed artigiani che si siano particolarmente distinti nella sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori. Un ulteriore passaggio in avanti, anche con un bando Impresa Sicura, dimostrazione che conviene anche economicamente per gli imprenditori garantire la sicurezza dei lavoratori. Così il protocollo che firmeremo insieme alla Regione Campania. Noi abbiamo grandissima attenzione non solo per il lavoro, ma anche per la dignità sul luogo di lavoro e quindi il rispetto delle norme. Qualche giorno fa abbiamo messo una lapide molto importante a Bagnoli, una delle zone storiche della classe operaia della nostra città e del lavoro, a ricordare le lavoratrici e i lavoratori che sono morti lavorando. Non sono morti bianche, ma molto spesso sono morti dovute a irresponsabilità criminale di chi doveva garantire la loro sicurezza.